Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Poi la cronaca, la polizia ha arrestato due persone, un 19enne e un minorenne, per rapina a mano armata. La vittima, una donna, si trova in prognosi riservata. Ora parliamo di salute. I cittadini di Torre del Greco hanno aderito agli screening gratuiti promossi dall'ASL Napoli 3 Sud questa mattina nella centralissima piazza Santa Croce. In arrivo sul territorio defibrillatori nelle scuole e nelle ville comunali. Ne abbiamo parlato con la consigliera comunale Carmela Pomposo. In chiusura torniamo ad occuparci della storia di Pasquale Imperato a sostegno della sua battaglia contro le barriere architettoniche in città. Scende in campo anche il comitato Mamme Disabili di Torre del Greco. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Aumentano i contagi nei comuni vesuviani. I contagi continuano ad aumentare e i dati ci segnalano l'ennesima giornata con un numero di contagiati superiore rispetto ai guariti. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registrano 11 nuovi positivi, di cui uno in regime ospedaliero. Numero molto preoccupante visto che al contempo si è attestata una sola guarigione. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 96 attualmente positivi, di cui 21 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata si registrano due nuovi casi di contagio a fronte di 76 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2,63%. C'è stata anche una guarigione. Lo scorso 20 luglio i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito due decreti di fermo emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, rispettivamente nei confronti di Luigi Frenna, 19enne napoletano con precedenti di polizia, e di un 16enne napoletano in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata perpetrata nella tarda serata del 17 luglio in via Salvator Rosa, in danno di due donne che viaggiavano a bordo di uno scooter. Nell'occasione due uomini travisati armati di pistola, anch'essi a bordo di un motociclo, si sono affiancati allo scooter delle vittime strattonando la conducente, la quale aveva perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. La passeggera, trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le indagini condotte attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe rilevate e le escursioni testimoniali hanno consentito di risalire i presunti responsabili, nonché di rinvenire e sequestrare il veicolo e l'arma rivelatasi una pistola replica priva di tappo rosso, utilizzate per commettere il delitto. Al termine delle formalità di rito, Frenna ed il minore sono stati rispettivamente associati alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, ove all'esito del giudizio di convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Dottoressa Giuseppina Di Lorenzo, torna all'appuntamento con Pienza Salute, un'iniziativa promossa dall'ASL Napoli 3 Sud che oggi fa tappa a Torre del Greco. A quali tipo di esami i cittadini si possono sottoporre? Noi abbiamo già avuto altre possibilità di portare in giro il track per la prevenzione di diverse malattie, di diverse patologie. Quindi in questo periodo estivo siamo riusciti però ad avere la prevenzione per il cancro della cervice uterina, quindi ci sono le ostetriche che fanno pap test a tutte chiaramente al target di riferimento, e poi abbiamo la possibilità di far prenotare, visto che è un po' complesso e complicato, prenotare la mammografia, ritirare il kit per l'esame del colon retto e poi... E poi c'è la possibilità di prenotare la vaccinazione. Abbiamo colto l'occasione per presentare dei nostri servizi che normalmente non si conoscono, come quello della home visiting, cioè la visita a domicilio di un'equipe, di un'ostetrica e di un'infermiera pediatrica che va gratuitamente a casa delle neomamme.
E poi un'altra cosa sicuramente interessante è lo sportello per il consultorio Incontra, per le persone con disforia di genere. Possono prendere contatti con la nostra operatrice per essere inserito in una programmazione. Quanto sono importanti questi screening e quanto è importante la prevenzione? Screenarsi, fare prevenzione significa salvarsi la vita. E abbiamo visto nel tempo come fare la prevenzione per il cancro della cervice ha abbassato di gran lunga la possibilità di morire di cancro della cervice uterina. Quindi, qual è l'incidenza di questi tumori in questi territori? L'incidenza non è altissima, ma siamo attenzionati per Terra dei Fuochi. Quindi Terra dei Fuochi ci ha dato la possibilità di verificare il tasso di mortalità rispetto a queste patologie, ed è chiaro che in queste zone, in questo territorio, il tasso è un po' più alto. Ma noi siamo, a parte oggi, operativissimi nei 24 consultori che abbiamo in azienda. Con chiamata attiva chiamiamo le donne target a screenarsi. Rispetto invece alla campagna vaccinale, oggi qui è possibile prenotarsi o effettuare il vaccino? Prenotare, perché anche questo moltissime persone non hanno la possibilità di accedere alle piattaforme, quindi si prenotano e gli operatori danno già l'appuntamento, e questo già è positivo. Sono qui per prenotare alcuni esami sia per me che mia moglie. È un'iniziativa bellissima e vedo che è molto... La cittadinanza sta rispondendo. Infatti è stata recepita bene dalla cittadinanza, che sono da un'ora e mezza qui e ancora mi chiamano, ma perché c'è un'affluenza notevole. Quanto sono importanti questi screening di prevenzione? No, sono importantissimi. A dire la verità, il colonoretto lo faccio ogni 2 anni e ora sono trascorsi 2 anni e lo rifaccio. E anche mia moglie la mammografia lo ripete ogni 2 anni. Sono esami importantissimi e invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa. A cui si può aderire gratuitamente? Gratuitamente, assolutamente gratuitamente, veramente un'iniziativa lodevole. Per prenotare il vaccino per quanto riguarda il Covid-19. Quindi è importante vaccinarsi? È importantissimo. Voglio il kit per il colonretto. Quanto è importante la prevenzione? Ti salva la vita. I cittadini di Torre del Greco aderiscono a questa iniziativa di prevenzione promossa dall'ASL. Penso che sia importante, perché la prevenzione riguarda cultura, salute e di noi tutti. Quindi un plauso all'ASL, ovviamente, anche all'opportunità da parte dell'amministrazione di dare questa opportunità per i cittadini, no? E quindi di informazione pure. La prevenzione riguarda un po' in via generale un po' tutto, e quando è possibile cerchiamo sempre di farlo. Carmela Pomposo, la città metropolitana ha previsto dei finanziamenti da destinare ai comuni per l'acquisto di defibrillatori. Sì, la città metropolitana ha messo a disposizione un budget per l'acquisto di defibrillatori, prevenzione della morte cardiaca attraverso i defibrillatori. In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa del 41% di decessi. Il decesso avviene entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi e colpiscono circa 45.000-60.000 italiani. Su 100 persone colpite da un attacco di cuore per una fibrillazione ventricolare, un terzo muore prima di raggiungere il pronto soccorso, prima di raggiungere l'ospedale. È fondamentale immediatamente risolvere il problema, essere tempestivi. Dove verranno posizionati questi defibrillatori? Verranno messi nelle ville, a fianco alle ville, nei pressi dei lidi, quindi zona litoranea, zona scala, vicino alle scuole, vicino alle piazze, insomma, dove c'è molta affluenza, in modo da poter agire in maniera tempestiva. Adesso il comune dovrà fare un bando per affidare ad una società l'installazione. Verranno affidati e uscirà questo bando per affidarli e curarli. Ecco, non è che li mettiamo lì e poi vengono abbandonati, sarebbe inutile. Quindi diciamo che la sicurezza dei cittadini in generale è una delle priorità di questa amministrazione. Sì.
Sì, il cittadino, avendo la delega fuori giunta del benessere al cittadino, grazie all'intervento dell'assessore Anarito Ottaviano che ha fatto da tramite con la città metropolitana, abbiamo avuto sul territorio i defibrillatori. Carmela Russo, TV City, ieri ha raccontato la storia di Pasquale Imperato. Anche il Comitato delle Mamme Disabili di Torre del Greco sostiene la sua battaglia contro le barriere architettoniche in questa città. Sì, noi siamo le famiglie di ragazzi disabili dell'Associazione Disabili Torresi e quindi siamo dalla parte di Pasquale Imperato, assolutamente, perché sappiamo sulla nostra pelle che cosa significa. Le barriere architettoniche, insomma, i problemi che ci stanno. Sposiamo la sua causa, faremo di tutto per farci sentire anche noi dalle istituzioni, sperando che al più presto si possa risolvere questo problema. Ecco, quindi rinnoviamo un appello forte all'amministrazione comunale ad affrontare queste problematiche. Sì, assolutamente, noi siamo sempre sul piede di guerra proprio perché ce ne sono tante veramente da risolvere. Assolutamente si deve fare qualcosa per il Pasquale Imperato e per tutti i disabili di Torre del Greco, quindi noi siamo pronti a tutto come sempre. Voi che avete dei ragazzi con queste difficoltà, che significa vivere questi disagi tutti i giorni e vivere in una città come Torre del Greco? Significa affrontare degli slalom tutti i santi giorni, non possiamo accedere a... ma semplicemente in un bar, non possiamo andare a prenderci un caffè perché i bar non sono attrezzati, non hanno le pedane, tipo veniamo agli uffici comunali, non c'è una rampa, non c'è, o se c'è non funziona, mancano le chiavi, manca di tutto, cioè la vita già in sé per sé è difficile, poi nessuno fa nulla per aiutarci, noi siamo tutti quanti un po' Pasquale e quindi vogliamo lottare con Pasquale affinché perlomeno ci assicurino un minimo di vivibilità nella nostra città. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. L'informazione del TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì.